Ogni giorno vengono presentate al mondo incredibili invenzioni che ci cambiano la vita. Ecco una classifica delle migliori del 2015. Iniziamo con un'invenzione utile per tutti quelli che si trovano a guidare su strade con una sola corsia e bloccati dietro un camion che procede lentamente. Sorpassare è sempre un rischio a causa della scarsa visibilità, per questo che Samsung ha pensato ad una soluzione per risolvere il problema. Una telecamera riprende la strada davanti al camion e la proietta sulle porte posteriori in modo che il conduttore della macchina in coda possa vedere cosa l'aspetta al di là del camion e decidere se e quando sorpassare. Semplice e geniale. A metà strada fra un Segway e uno skate si vedono ormai dappertutto. Nate dalla fiction e normalmente rappresentate senza ruote, sono diventate una realtà del trasporto urbano, disegnate e vendute ormai da diverse marche produttrici. Con una o due ruote utilizzano il cambio del peso di chi ci va sopra per generare movimento in qualsiasi direzione. Facile rimanere imbambolati e con l'acquolina in bocca davanti a MasterChef. Ma cosa succede quando ci mettiamo noi ai fornelli? Pantelligent è una padella pensata per aiutarci a cucinare meglio. Sembra una padella normale ma è collegata a uno smartphone. Scegliendo una ricetta dal telefono, Pantelligent offre informazioni in tempo reale e indica come e quando girare una bistecca, i tempi di cottura e consigli per darle più sapore. I neopapà certamente non hanno una vita facile. Ma è arrivato Sproutling a dargli una mano. Si tratta di un baby monitor che si avvolge alla caviglia del neonato e attraverso un'applicazione è in grado di comunicare con i genitori ovunque siano, inviando battito cardiaco, modelli di sonno e aiutando in generale a capire meglio come funzionano i bambini. Se pensavi che le piante avessero bisogno di luce naturale per crescere, pensaci due volte. A New York si è già sviluppato un progetto che ha trasformato una vecchia stazione dei treni in un giardino segreto. Grazie ad un complesso sistema che cattura la luce solare e trasporta le piante per mezzo di fibra ottica, la Low Line, così si chiama questo giardino sperimentale, ha già preso vita. Circa 600 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile, soprattutto perché filtrarla è un processo complesso. Il libro bevibile o potabile serve a risolvere questo problema. Le sue pagine funzionano come filtri, riuscendo ad eliminare il 99% dei batteri contenuti nell'acqua. Le pagine possono essere strappate ed utilizzate come veri e propri filtri. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma i risultati per ora sono stati eccellenti. Siamo abituati al concetto di aeroporto, ma con il passare del tempo vedremo sempre più droni conquistare i nostri cieli. Ma non serviranno solo per consegnare i pacchetti di Amazon o effettuare riprese aeree. L'architetto Norman Foster, per esempio, sta lavorando ad un grande progetto in Ruanda che permetterà di costruire il primo drone port, aeroporto per droni, con l'intento di portare in zone problematiche medicinali, cibo e prodotti di prima necessità. Si tratta ovviamente di un progetto ambizioso che potrebbe aiutare a risolvere gravi problemi nel mondo. Sicuramente avete già sentito parlare di realtà aumentata. Ecco, cosa succederebbe se fossimo in grado di interagire con essa? Microsoft ha presentato HoloLens, occhiali che integrano la realtà aumentata con il mondo reale, permettendo di lavorare, creare, risolvere problemi quotidiani.
La NASA e studenti di medicina di alcune università negli Stati Uniti stanno già usando HoloLens per le simulazioni. Se non l'avete ancora sentito, segnatevi questo nome, Tesla. Si tratta di un'azienda americana che si dedica a progettare e costruire prodotti che utilizzano solo energie rinnovabili. Le sue automobili elettriche sono una realtà ormai da tempo, ma un modello come la Tesla Model X dimostra che le auto elettriche possono anche essere attraenti. Questa macchina non ha niente da invidiare alle auto tradizionali, con le porte posteriori che si aprono come le ali di un uccello. Ha impatto zero sul pianeta. Siamo tutti al corrente dei gravi problemi che i rifiuti stanno causando alla vita marina e conseguentemente al pianeta. Nel mezzo dell'Oceano Pacifico si trova un'isola di rifiuti grande come lo stato del Texas. Un giovane ragazzo di 19 anni ha tirato fuori un'idea a costo ridotto che potrebbe risolvere questo problema: sfruttare le correnti marine intrappolando i rifiuti in una rete gigante, ma abbastanza in superficie da non intrappolare i pesci. Il progetto è già in fase di test. Se dovesse funzionare, verrebbe lanciato nel 2020, restituendo al mondo intero una grande speranza di miglioramento delle condizioni del nostro pianeta. Iscriviti al canale per scoprire curiosità di questo pianeta.